Ragazzi, chi non ha mai giocato a Super Mario almeno una volta nella sua vita? Stiamo parlando di uno dei personaggi più iconici del mondo e oggi siamo qui per onorare la sua esistenza con una piccola challenge. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e benvenuti in questo nuovo episodio della Virus Saga. Oggi ho preparato per voi uno script molto particolare chiamato virusator.py. Lo script ci consentirà, una volta premuto sul pulsante Y della tastiera, di eseguire randomicamente un virus presente all'interno della cartella in cui lo andremo a posizionare. Oggi andremo a giocare a Super Mario, ma ad ogni morte o ad ogni livello completato andremo a premere il pulsante Y sulla tastiera, che andrà a creare randomicamente l'esecuzione di un virus sul nostro computer. Attenzione ragazzi, non emulate mai quello che facciamo all'interno di questa serie, lo facciamo in maniera sicura in una macchina virtuale, quindi non toccate mai questa roba e soprattutto non fate mai del male a nessuno. Per aggiungere un po' di pepe alla sfida ho scaricato anche il virus Mims, che conoscete tutti quanti benissimo. Abbiamo una possibilità su 12 che il nostro computer venga completamente distrutto alla prima morte, oppure anche alla fine del primo livello di Super Mario. Direi che siamo pronti, quindi apriamo un bel terminale, andiamo a portarci subito all'interno del nostro desktop e andiamo subito nella cartella virus. A questo punto lanciamo il nostro script con il programma Python e andiamo a chiamare virusator.py. In questo momento, se io dovessi premere sul pulsante Y della tastiera, partirebbe un virus, quindi questa roba non va toccata. La buttiamo giù e a questo punto direi che possiamo partire con il nostro Super Mario. Eccoci qua. E perché? Un attimo, che versione di Mario Oscar? Perché Mario ha una pistola che lancia? Vabbè, io non mi faccio domande, non devo morire. Perché c'ho un puntatore del mouse con una pistola? Ma che cosa ho scaricato? Cos'è? No, guarda, sono fortissimo a Mario, guardate qua. Mi prendo il fungo. Ragazzi, c'è. Ma che cos'è una supposta? Cos'è questo fa? È un arpione. Cosa fa? Crea un portale. Ma questo non è Super Mario, ragazzi! Ma cos'è questa roba? Vabbè, non facciamoci domande. No, stai fermo, per favore. Allora, abbiamo una sfida da portare a termine. No, non iniziamo a perdere vite, ragazzi, cioè. Allora, so che i virus vengono eseguiti all'atto della nostra fine oppure quando terminiamo un livello, quindi vediamo di fare una bella figura. Un attimo, se ne facciamo tipo così e così, questo tipo viene... Ma è bellissimo! Si chiama Mario Zero? Vabbè, non facciamoci domande, andiamo avanti. Continua ad arrivare. Allora, fermi un attimo, voglio fare una cosa. Oddio. Va bene, brutta idea. Abbiamo già rischiato di eseguire il primo file. Io sono un bravissimo giocatore di Super Mario. Ragazzi, qual è il vostro gioco Nintendo preferito? Se vi piace questa serie di video, dove andiamo a giocare in maniera un po' più challenging a giochi del genere, so che nell'ultimo periodo il vostro caro Dani su Instagram vi ha lasciato dei sondaggini a cui voi avete risposto con i vostri giochi preferiti. Se questo video dovesse raggiungere i 5.000 like, beh, il prossimo gioco che potremmo andare a giocare con delle regole speciali verrà proprio scelto tra i vostri migliori preferiti giochi che avete votato. Ragazzi, dobbiamo eseguire il primo virus. E quindi ci portiamo sul nostro virusator.py e premiamo il pulsante Y. Ti prego, non il MIMS. Ti prego, non il MIMS. Automatic update. Questa roba. È partito che cosa? Windows Vista.exe. Credo che sia un pop-up. No, stai fermo, che sennò poi devo eseguire un altro. Stati un attimo fermo. Cosa fa tu? Cosa fa sta roba? Vuoi installare dei Windows Update? Ah, questo è quello dei pop-up che inizia a rompere le scatole. No, ragazzi, questo vuol dire che moriremo molto più spesso del normale. Va bene, scansionami il computer. Nel frattempo, direi che come primo virus siamo messi abbastanza bene. Niente di particolarmente pesante, solo qualcosa che potrebbe darci fastidio. Allora, noi non dobbiamo morire. Quindi, stiamo... Oh, cielo. Allora, un attimo, ma se io faccio tutto così... No, sono un pirla, ragazzi. Oddio. Cioè, ci sono i rumori di Windows Vista, ragazzi. Ragazzi, ci sono... No! Porca vacca, non ho voglia di dirlo! Ho rischiato di morire. Io so già che mi pentirò di questo gioco. Perché ho deciso di... Oddio.
Oh cielo, allora, fermi, togliamo, prima di giocare a Portal, chi mi ha fatto sta versione del gioco? Allora, fermi un attimo, concentriamoci, non voglio perdermi da caso, cioè ragazzi, no! Ecco, le ultime parole famose, d'accordo, ci tocca un altro virus, ti prego, non il MIMS, per favore, non il MIMS. Screendestroyer.exe, Screendestroyer, cos'è Screendestroyer? Oh cielo. Oh cielo, che cosa sta scansionando lo schermo da sinistra? Cosa sta comparendo roba? Oddio, Mario scappa! Sta distruggendo lo schermo! Mario scappa sulla destra. Mario, per favore, scappa sulla destra, grazie. Intanto c'è Windows Vista sotto che sta partendo a manetta. Io spero che la mia macchina virtuale non esploda prima del previsto. Che salti faccio con Mario? Allora, fermi un attimo, liberiamoci di sti cosi. Sfruttiamo il potere dei portali. No, non andate via, non andate via. Va bene, a posto. Ok, no, che se mi buttavo dentro il buco, ragazzi, era finita. Va bene, adesso direi che possiamo fare così e possiamo dire a sto coso di levarsi dalle scatole. Poi mi pare che qui io debba distruggere le rocce. Ragazzi, ma che giocatore di Mario sono? Intanto da notare che la mia macchina virtuale sta iniziando a rallentare e che lo schermo sotto si sta completamente distruggendo. Però vabbè, siamo ancora piuttosto safe. Vediamo di finire il livello. No, non mi cadere addosso. Oddio. Ok, perfetto, ottimo. Qui c'è un buco, ragazzi. Attenzione ai buchi. I buchi non sono mai una cosa positiva, ragazzi, Allora, evitiamo. No. Ok, va bene. Sbaglio nel Mario regionale, posso scendere una di queste. Ma ragazzi, i ricordi della mia infanzia. E quindi dove posso arrivare qua? Dove mi fa andare? Inizio a credere che questa versione di Super Mario non sia... No, scusate, ma mi ha fatto andare 3 metri più avanti. Non è servito praticamente a nulla. Va bene. Tu, vai qua. Ciao. Perfetto, ottimo. Questo, se non sbaglio, era la fine del livello, giusto? Pare di sì. Ok. Dove diavolo so... Ma era così il secondo livello di Super Mario? Magari, ragazzi, non mi ricordo niente. Vabbè, dai. Pigliamoci qua la bandierina. Non il MIMS, per favore. Non il MIMS, per favore. Non il MIMS, per favore. Runtime error. No, aspetta, che cos'è? Non so cosa sia runtime error. Nel dubbio eseguiamone un altro. Un altro screen destroyer, no, ragazzi. No. Ma ancora Windows Vista, basta! Oh, vabbè, andiamo avanti. Si attiverà nel tempo, pare. Speriamo che non si attivi, in realtà. Allora, tu... Vabbè, no, facciamo finta di niente. Expect to see the unexpected. Perché c'è Momo? Click here. Cos'è sta roba? Via dalle scarpe. Ma via, basta! Ecco, iniziano ad aprirsi robe, ragazzi. Ragazzi, la macchina virtuale sta iniziando a rompere le scatole. Sta iniziando a rompere parecchio le scatole. Oh cielo. Oh mio Dio. Ti prego, non ti rompere. Ti prego, non ti rompere. Ti prego, non ti rompere. Non cadere. Mario, non cadere. Ma Mario, non cadere. Perfetto. No! Quante vite c'ho ancora? Una sola. Ragazzi, è tempo di far partire il prossimo. Non sta andando bene. No, ragazzi, il MIMS no. No, ragazzi, abbiamo pochissimo tempo adesso. No. Porca vacca, ma che cosa sta succedendo? Allora, ragazzi, abbiamo pochissimo tempo. Sapete come funziona? Non è stata una buona idea questa. Quindi questo significa che devo aprirne un altro, vero? Ho avuto una pessima idea, ragazzi. Ma immaginate giocare tipo a Minecraft con questa roba. Ragazzi, sta peggiorando sempre di più e io devo eseguire oltretutto un altro virus. Quindi la challenge si paga. Critical update has been found. Sì, Windows. Premiamo Y. Oh mio Dio. Ha eseguito un altro MIMS. No, ragazzi, ha eseguito un altro MIMS. No, fermi un attimo, per favore. Dai, ma scusate, ma non posso aver fallito già la challenge. Ma perché? Ragazzi, non ho più il controllo del computer. Ragazzi, non ho più il controllo del computer. Ragazzi, non ho più il Allora, io ce la farò. Ce la farò a finire Super Mario. Anche con il MIMS. Ragazzi, possiamo farcela. Non mi interessa. Allora, facciamo che finiamo il primo livello. Non posso fermarmi al terzo livello, ragazzi. Non mi sono fermato al primo livello. È impossibile. Non mi sono fermato al primo livello. No, ragazzi, non vi preoccupate. No, ma perché mi apri altra roba? Stai fermo! So che stai flashando! Ti prego, Mario, resisti! Resisti almeno un altro po'! Mario, per favore, non ci lasci... Non so come sto facendo ad evitare i nemici con tutta questa roba davanti allo schermo. Vi assicuro che è ingiocabile. Ragazzi, sta laggando da far schifo. Ragazzi, sta laggando da far schifo.
Ragazzi, ragazzi! È finita. Ragazzi, dov'è finito il mio... Dov'è finito lo script? Devo pagare penitenza. Ce la facciamo a farlo partire? Ragazzi, ce la facciamo a farlo partire? No, ragazzi, non risponde più ai comandi. Niente, è scoppiato tutto. Ragazzi, è andato, è andato. Ho perso. È scoppiato, è finita. Ragazzi, spero che questo episodio speciale della Virus Saga vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Prossimo obiettivo, 200.000 iscritti entro fine anno. Scrivetemi qui sotto nei commenti quale gioco dovrei provare con questo casino. Abbiamo avuto un po' di sfortuna perché il Mims è partito subito e quindi addio macchina virtuale. Detto questo, Dani vi saluta e vi dà appuntamento ad un prossimo video. Ciao!